Io credo che sia un'edizione ancora più bella delle precedenti, questa quinta edizione del premio dell'Innovation Village, appunto tantissime progettualità importanti non solo nei numeri ma anche in qualità, e questo è testimoniato anche dalla presenza di una giuria molto ampia che copre tutti i settori con profili diversi, multidisciplinare, con multicompetenze e quindi insomma siamo certi che anche le imprese a cui va rivolto un ringraziamento perché sono imprese e partner che hanno anche deciso di investire appunto su nuove progettualità e in genere sull'innovazione e sui nostri talenti, hanno affidato appunto delle sfide di innovazione e i progetti che sono emersi già insomma oggi a metà giornata sono fantastici e poi ovviamente vedremo a fine giornata i premiati, però credo che la cosa più bella sia il coinvolgimento di tutto l'ecosistema, come sempre questo è un evento che tiene dentro appunto esperti, innovatori, abilitatori, gli altri incubatori, i centri di trasferimento tecnologico, l'università, le grandi aziende, quindi c'è un partenariato allargato veramente molto importato e qualificato che rende poi il premio anche, come dire, rilevante dal punto di vista scientifico. Per noi come regione è importantissimo perché come sempre ogni anno abbiamo un nuovo parco progetti e quest'anno credo che siano arrivate più di 180 domande, no? Proposte, quindi è un parco progetti che possiamo sempre attenzionare e su cui possiamo continuare ad investire. Quindi complimenti all'Innovation Village e aspettiamo poi la sesta edizione, che sorprese ci riserverà.